In Grecia centinaia di vigili del fuoco hanno lottato per 2 giorni per contenere le fiamme che hanno colpito il nord-ovest di Atene, dove sono stati evacuati una casa di cura e diversi villaggi. Il peggio è stato evitato nei boschi vicino Saint-Tropez, in Costa Azzurra, dove le fiamme hanno costretto migliaia di turisti ad evacuare. L'incendio non ha causato vittime, ma la battaglia continua, dice il presidente francese Macron, che si è recato sul posto. In Austria è stata la pioggia e il vento a causare danni. A Salisburgo le strade e la rete ferroviaria del Pinzgau sono stati distrutti. Il torrente ha rotto gli argini per la terza volta in 3 giorni e l'esercito è stato chiamato a rimuovere le macerie con mezzi pesanti. Nel nord della Germania un tornado ha lasciato una scia di distruzione nella regione della Frisia orientale, danneggiando una cinquantina di case, alberi caduti, ma nessun ferito.